ci sono le viole del pensiero, viole cornute. Vedremo come riempire questa magnifica ciotola in rotazionale con eriche e viole. Dopo la sigla lo vedremo. Garden Italia Vasi, qualità, stile, passione. Allora, abbiamo preso questa magnifica ciotola enorme da 70 in color antracite in rotazionale, che è molto bella, è resistentissima, è una delle più resistenti sul mercato. E quello che volevo fare era creare una composizione con erica gracilis, non l'erica, scusate, erica carnea, non erica gracilis. Che è quella praticamente da sottobosco che rimane per tutto l'inverno, mentre l'erica gracilis è quella che trovate anche dipinta in blu, giallo, fosforescente che si trova nei supermercati. Ecco, quella lì è proprio una pianta oggetto, mentre questa è una vera e propria erica o calluna. Quello che volevo fare era una composizione con le eriche centrali e poi tutto intorno con le viole del pensiero, perché io oggi ho portato tante viole e violette. Ci sono, prima di fare la ciotola, vi dico un attimino che viole vi ho portato. Ho portato la viola del pensiero, che si chiama pensiero perché è una viola che è un pensiero d'amore, viene scambiata tra gli innamorati ed è di tantissimi colori, ha il fiore molto cartaceo, grosso, la foglia abbastanza larghetta. È una pianta che va messa a settembre, mi raccomando, perché se noi la mettiamo a settembre gli diamo l'occasione di adattarsi al freddo e anche al ghiaccio, perché questa piantina qui rimane sotto la coltre di neve o sotto il ghiaccio fino alla primavera successiva, dove esploderà in 3.000 fioriture e durerà fino a aprile-maggio, per cui è una pianta molto generosa, colorata e vivace. Solitamente viene fatta in alternanza con l'impatiens o la begonietta, che sono fioriture estive di cui avevamo già parlato, e questa invece è la fioritura invernale. Fare ciotole anche più grosse nei condomini per adornare i vari passaggi è la cosa ideale, perché rimane con queste fioriture per tutto l'inverno e poi in primavera, pum, esplode. Allora, la viola del pensiero, abbiamo detto, al fiore più grande, un po' profumatino, cartaceo, molto bello anche da giocare con i bambini perché si possono staccare i fiori e pressare nelle pagine dei libri e vengono fuori delle composizioni meravigliose. Questo qua è un giochino che facevo con le mie figlie e farò con mio nipote, appena avrà l'età giusta. Le altre tipi di viole sono le viole cornute, che sono bicolori, monocolori. Ce ne sono alcune, come queste di qua, che sembrano tante faccettine sorridenti che cantano. Sono gioiosissime secondo me. Eccole qua, sembrano dei piccoli disegni con dell'inchiostro. E se sono molto più resistenti, no, non è che siano più resistenti, diciamo che hanno delle caratteristiche lievemente diverse. La piantina rimane più compatta, si espande meno, la foglia è più carina, è zigrinata ed è piccolina e il fiorellino anch'esso è molto più piccolo. Va fatta per eventualmente ciotole un pelino più piccoline, dopo faremo questa con un po' di violettine cornute e risultano molto gradevoli. A me piacciono tantissimo, sono molto eleganti. Terza tipologia di violette che vi ho portato è la viola ricadente. Qua abbiamo una sacca praticamente di nylon con dei fori dove sono state introdotte queste viole. Queste viole sono state appena messe, ma tra qualche mese non vedrete più nemmeno la sacca, sarà un cuscino unico di viole che arriva fino a 1 metro di lunghezza. È una roba meravigliosa, è una nuova cultivar che è in giro da un po' di anni a questa parte e adorna proprio le pareti, è molto bella. Quindi possiamo avere ciotole, colonne ricadenti e anche colonne ascendenti, ci sono anche dei tubi dove ci sono dei fori come queste, dove potete mettere anche le violette cornute. Allora, iniziamo a fare la nostra ciotola. Come sempre, questa l'abbiamo già bucata per il drenaggio, mettiamo la nostra argilla espansa in abbondanza. Opla. La terra. Oissa. Eccola qua. La violetta non è come il ciclamino, gradisce terreno universale senza grosse pretese, sempre tendente un pelino all'acidofilo, ma va bene come può andare bene anche con l'universale. L'erica invece è un attimino più esigente, vuole proprio il terreno di sottobosco. Allora fate il vostro piano, prendiamo le nostre eriche,
L'erica è un'altra piantina molto bella, anch'essa soffre un pelino di umidità sotto, di botritis e altro, ma poca roba. Pigliatela sempre al contrario, perché l'erica ha delle radici sottilissimissime. Ecco, come potete vedere, questo qua è il pane di terra dell'erica, che solitamente aderisce bene ai vasetti da vivaio, quindi rischiate di strappare la chioma. Quindi fatelo con delicatezza, iniziamo a posizionarle giusto per vedere gli spazi. Quindi si dice le presentiamo, non che dice ciao sono l'erica, le presentiamo proprio a livello di disposizione. Ois. Vedete che dovete lavorare un po' il vasetto, perché sennò rischiate poi di danneggiare la pianta. Allora, le tre eriche le mettiamo centrali, un pelino più elevate, così. Dopodiché iniziamo a mettere tutte le viole. Io direi di mettere le viole del pensiero qua, che così abbiamo una bella... miste, io direi, non mettiamo le monocolori, a me piacciono miste, quindi ne mettiamo come idea una bianca, una lilla, una viola, poi ripetiamo tutti i colori, perché adesso mi pare di avere solo 6 colori disponibili, quindi li ripetiamo un po' uno dietro l'altro. C'era anche, chissà dov'è, ah, eccola qua, ci sono queste qua che sono sul fucsia, cioè sul fucsia, sul bordeaux. Ecco, per farvi capire, quando andate a comprare le viole, sì, meglio pigliarle già col fiorellino, però non disdegnate anche quelle senza, perché tanto vengono fuori. E quindi se avete necessità di fare un impianto grosso, pigliatele anche non fiorite, che tanto sono una garanzia le violette. Allora, arancione, questi sono i colori che mi piacciono, i colori un po' più caldi. Arancione, un altro bordeaux, un bordeaux e un violetto, poi cos'è che ci manca? Del bianco e questo pacchianissimo bicolore. Ecco, come vedete le ho messe anche abbastanza vicine, perché deve avere un pronto effetto la ciotola, quindi a questo punto, come tutti sapete, bisogna solo estrarre la violetta, metterla e rabboccare di terra su tutte. Quindi è un lavoro un po' più lungo, io vi faccio vedere solo esclusivamente la distanza e l'altezza a cui devono essere piantate, poi di terra la metteremo in un secondo tempo. Opla. Ecco, vedete che qualcuna, vedete che apparato radicale che hanno, molto esteso. E quindi ribaltatele sempre, pollice e indice, senza strappare il colletto, così, e vengono fuori da sole. Non tiratele mai così, perché sennò vi rimane in mano la piantina. Quindi ribaltarle sempre rigorosamente. Voilà. Voilà. E queste qua sono tutte le violette del mio amico Andrea Pironi, che ha una magnifica produzione di piantine sia da orto che da ornamentali. È veramente uno dei leader in questo. Allora, messe così, come potete vedere, il pane di terra è praticamente a livello della ciotola, basta schiacciarlo giù di un dito e poi rabboccare di terra continuamente per tutta la ciotola. La ciotola così fatta, manca solo il rabbocco della terra, è già fatta. Che cosa succederà? L'erica tenderà a espandersi, ma non tantissimo, le viole invece tenderanno a gonfiare tutto il bordo, per cui questa ciotola rimarrà molto molto ricca. Se poi volete proprio anche esagerare, invece di metterle così vicine, si possono mettere delle ederine che andranno a ricadere sul bordo della ciotola, non tante, perché l'edera qua è una carognetta, mi conquista tutta la ciotola e io non voglio che vengano fuori le mie violette. E quindi ne metterei, ecco, su una ciotola così al massimo 6 ederine di fitocella, quindi robina proprio piccola piccola. Così facendo abbiamo la nostra ciotolona grande che può essere messa nei vari condomini. Mentre per quello che riguarda le violette cornute, io utilizzerei delle ciotole un po' più piccole. Opla, questo qua mettiamo giù. E pigliamo una ciotola di questo genere. Ciotola di questo genere con le... Oh, l'ho sporcata tutta, che poi qua mi picchiano. Ma vabbè, pazienza, tanto è terra. Le violettine cornute sono veramente belle e su una ciotola di questo genere metterei dei colori un po' più tra scuro e chiaro. Ve li prendo, un attimino di pazienza, che ne ho portate talmente tante che sinceramente non mi ricordo nemmeno più dove le ho messe.
Ecco, abbiamo queste che sono molto scure e queste qua che sono bicolori. Eccomi qua. Sono bicolori sul chiaro. Quindi l'abbinamento che possiamo fare in una ciotola color cotto, perché questo scuro non va sull'antracite ovviamente, ma va nel cotto, potrebbe essere proprio questo. Allora mi serve la solita argilla espansa. Ah, ne ho pochissima. Ne ho veramente poca. Messa l'argilla espansa, cosa facciamo? Mettiamo la nostra terra. Quindi un bel po' di terriccio. Ecco, per le viole va bene il terriccio universale. Riempiamone un po'. Ok, ancora un cicinino. Ecco qua. Allora, qua io direi, visto che la ciotola è in cotto, se vogliamo fare un'alternanza di colori un po' strani, c'è questo quasi nero, è un colore scurissimo che col cotto può andare bene, alternato a questo bianco e celeste screziato. Schiacciamo sempre e le alterniamo una all'altra, che così viene fuori una piccola alternanza e contrasto abbastanza evidente. Opla. Ecco, conviene metterle abbastanza vicine perché non hanno delle espansioni enormi queste violette cornute, per cui si possono mettere anche una quasi attaccata all'altra come idea. Ah, questa qua è tremenda, guardate che radici che ha. Quindi questa va qua, un'altra di queste qui, e un'ultima di queste qua, belle nere. In mezzo io ci metterei, però per far saltare fuori dal coro un colore un po' diverso, un arancione e violetto. Mettete un'altra manciatina in mezzo in modo che così riusciamo ad alzare la quota. E poi ne pigliamo una di queste qui, anzi un paio, e così riusciamo a staccare la colorazione, perché con il nero sta bene l'arancione e quel bordeaux che c'è sull'altro petalo come bicolore direi che è il suo. Ecco qua. Dopodiché riempiamo di terra come abbiamo sempre fatto, spostando un po' la piantina e arrivando a non soffocare il colletto, ecco, mi raccomando sempre. Non preoccupatevi se la terra va sulle foglie, perché tanto dopo scuotiamo la composizione. L'importante è che siano tutte in quota, nel senso che il colletto non vada a essere seppellito. Ecco qui, con un po' di manualità e la punta delle vostre dita fate pressione in modo da eliminare le bolle d'aria. Ok, e ok. Poi se vedete che la terra scende potete sempre rabboccarla nel corso dell'anno, perché effettivamente essendo molto torbosa è soggetta a un calo naturale del... Ecco qua, a posto. In modo che il bordino sia un centimetro sotto, in modo che l'acqua non vi fuoriesca, e le piantine siano completamente coperte. Ecco qui, questa è la mia ciotola, con il famoso... Opla! Le famose violette cornute, che sono veramente simpatiche. Ecco, queste qua, vedete, c'è un po' di spazio tra una e l'altra, ma si riempiranno completamente. E queste sono le mie preferite. Quindi, viole del pensiero, violette cornute, violette ricadenti, sono tutte piantine autunnali, per cui piantatele in autunno, che è la cosa migliore. Può essere fatto tra settembre e ottobre, come dicevo prima. Quindi, soprattutto... finito il caldo, quando sono pronte le piantine, tra il settembre e l'ottobre è il momento migliore per farlo. Ciao a tutti!